Cioè Paolo, benvenuto al palco che sta facendo il soundcheck. Una sua canzone dice aspettami lungo la ferrovia. Siamo vicino alla ferrovia, penso che rimangano delle rette parallele di una storia che dovremmo conoscere tutti. Il problema è che dicono tutti che questo è un mondo senza ideologie, in realtà non è assolutamente vero. Il problema è che di ideologie dominanti ce n'è una soltanto, tutte le altre sono debolissime. Per cui credo che conoscere la storia del movimento operaio dia comunque l'idea che possa esistere un altro tipo di ideologia. Oggi dire ideologia sembra dire una bestemmia, ma in realtà questo è un mondo profondamente intriso di ideologia e di pensiero unico. Aspetta che vado sistemato. No, manca una cosa. Fino a poco tempo fa c'era la gara chi era il più titolato a farsi portatore di quell'eredità politica. Io credo che nessuno ne abbia i diritti, ne abbia nessuno, credo in Italia sia il titolare di quell'eredità politica. Il problema è che si sta prendendo anche la memoria storica, quasi che il PC fosse qualcosa che siccome oggi è irriproducibile, ovviamente in un'epoca diversa, allora la sua storia, il suo pensiero e i suoi valori non possono trovare casa altrove. Io in questo momento ho dei problemi giganteschi anche solo trovare dei pezzetti della storia, della tradizione, dei valori del Partito Comunista Italiano in ciò che ne rimane, in ciò che pretende di essere l'erede. Credo che però sia rimasto moltissimo di quell'eredità nelle persone, negli elettori, in chi oggi fa il volontariato, il terzo settore, la politica militante. Credo che quella memoria sia rimasta e di quella memoria ci sia un gran bisogno. Poi la memoria non nutre la politica dell'oggi, però, come dire, credo che sia importante e fondamentale come scuola in qualche modo. Aspetta che vado sistemato. No, manca una cosa. Credo che il PC di per sé, non è che la storia del PC è un sentiero luminoso che tutti abbiamo seguito, altrimenti non si capisce perché a un certo punto il PC sia scomparso. Insomma, è ovvio che la storia del Partito Comunista Italiano è una storia anche di errori, non soltanto di successi. Però c'è una storia di rappresentatività, di partecipazione, che in qualche modo, di cui ce n'è un bisogno disperato. Io non credo che ci sia un bisogno disperato di Tatò, per dire un dirigente del PC, o di chiunque altro venga in mente, di Pajetta forse un pochino, io credo che ci sia bisogno di un'idea di partito con quella capacità di aggregazione popolare, con quella capacità di rappresentare un pezzo di società. Cioè, questo è un mondo in cui ci sono interi pezzi di società che non sono rappresentati politicamente. Credo sia il vero dramma della politica italiana, probabilmente. Ancora più di certe minchiate che ci propinano tutti i giorni. Io sono una specie di cantante di un gruppo musicale
e non lo so. E credo che oggi, se il segretario del Partito Democratico fosse Lenin, comunque non saprebbe neanche lui cosa fare. Per cui credo che la risposta sul che fare purtroppo non ve la posso dare io, anche se mi piacerebbe. Ciao. Ciao. Questa è l'ultima maglietta rimasta con un logo particolare senza l'aggiunta di viola. È un oggetto unico. Se te lo vuoi aggiudicare, lo metto qui. Per te. La lotta partigiana è un valore fondante della tradizione della sinistra italiana, assolutamente, perfino un santino a volte. La lotta armata italiana, io ho delle opinioni molto radicali e che non neanche tante volte, c'è un pensiero molto controverso, cioè da una parte una mitologia e dall'altra il dramma reale umano che hanno causato. Io ero bambino quando hanno ucciso Moro, quindi ho vissuto sta roba attraverso i compagni più anziani e attraverso poi la mia educazione politica, che viene tutta comunque dal PC. E credo che, io personalmente, esprimo opinione da studente personale, penso che la lotta armata in Italia negli anni 70, fino poi alla sua sostanziale sconfitta nei primi anni 80, sia stata una tragedia infinita. Ne ho un'opinione assolutamente, radicalmente negativa. E, però questo richiederebbe un'analisi molto più profonda, insomma. Credo che sia stato un gravissimo errore, che per quanto alcune derive fossero in parte comprensibili rispetto a una situazione di stallo politico in Italia, credo che l'autodeterminarsi avanguardia di non si sa bene quale radicalità, e credo che ci fosse molto di sedicente, di rivoluzionario. L'Italia comunque in quegli anni era un paese con i sindacati liberi, con un partito comunista al 33, al 34% dei voti, con la scuola pubblica, la sanità pubblica, era un paese comunque con uno Stato molto presente nell'economia. Credo che fosse un paese bloccato dalla situazione geopolitica internazionale, e quindi l'ipotesi del socialismo realizzato in Italia fosse ovviamente un'ipotesi infinitamente complicata. Ma arrogarsi il diritto di farsi avanguardia operaia, di farsi avanguardia rivoluzionaria, e seminando terrore e morte per così tanti anni, io personalmente lo trovo imperdonabile. Poi storicamente forse sarà anche comprensibile, ma io lo trovo imperdonabile. Carlo è un simbolo inevitabilmente di quell'epoca, e credo anche di uno dei rari momenti di speranza e di progresso che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Cioè, per un attimo c'è stato un vento che invece spirare sempre dalla stessa direzione sembrava spirare altrove. E ovvio che in quella tragedia c'è anche il simbolo e la persona. Io credo che comunque, come sempre, quando un movimento diventa molto grande e coinvolge nuove generazioni in questo paese, forse anche a livello internazionale, lo so, viene poi quel sacro fuoco viene spento e in qualche modo si trova la strada per spegnerlo. E credo che Genova in qualche modo sia stata, invece che l'inizio di un grande movimento, sia stato il suo culmine, e che poi quella repressione simbolicamente l'abbia anche in qualche modo appunto spento. È un'altra brutta storia, insomma. Perché poi quei valori lì oggi fanno fatica a trovare rappresentanza ovunque, insomma.
Gaga come stelle dell'Ursa. Francesca Mambro fu protagonista delle Versione Nera negli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia piuttosto che da un qualche credo. Fascista. Piove, ciao. Grazie che si passi fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato, non c'è dato sapere. E di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata. La parola sensibile resta dubbia e ambivalente come coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti in un disco intitolato «Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta, sensibili anche loro». Per evitare di confondere la sensibilità con le versioni fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi il neosensibilismo, il nostro modo di essere sensibili, che in tutto si distacca dalle ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo, anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. La signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0.